Su un traffico internazionale stupefacenti c'era un grosso broker dell''ndrangheta che si chiamava Pannunzi Roberto. Questo aveva comprato una nave lunga 110 metri e portava la cocaina in Europa da 3.000 a 5.000 kg per volta. A un certo punto Cosa Nostra va a comprare cocaina. E cosa succede? Parte la cocaina e uno dell'organizzazione rimane lì sequestrato un mese e due fino a quando la cocaina non arriva in Europa e i soldi non arrivano in Sud America. Siccome questi soldi non arrivavano perché la cocaina era stata sequestrata, lo stavano per ammazzare. Si chiamava Miceli Salvatore. È intervenuto un capomandamento, Mangiaracina, uno che è partecipato a discutere se fare o meno le stragi, quindi stiamo parlando di Cosa Nostra di Serie A. È intervenuto Mangiaracina per liberarlo, non ci sono riusciti. È bastata la parola di un broker dell''ndrangheta, non di un capomafia dell''ndrangheta, di un broker, ha garantito lui, no, dice liberato, non preoccupate, i soldi ve li daranno, ve li porteranno. E questo broker che io ho arrestato 3 volte in giro per il mondo, Come 3 volte? È sempre uscito? 3 volte perché No, cioè, no, è una voglio dire, cosa, beccano una volta no, tre sola. volte. Allora, lui era stato Questo è per Nunzi. Pannunzi Roberto, aveva una condanna definitiva da parte qui, un processo celebrato qui a Perugia a 6 anni e mezzo a 16 anni e mezzo di carcere. Viene arrestato e simula che era malato di cuore. Perché simula che era malato di cuore? Perché noi lo e quindi viene Cacciato. mandato in una clinica alla periferia di Roma per operarsi al cuore, agli arresti domiciliari. Ora voi immaginate uno che deve fare 6 anni e mezzo di carcere se sta nella clinica. Quindi scappa. Io lo stavo indagando per questa indagine IGRES. Lo stavo indagando, lo intercettiamo. Lui aveva 60 anni ed era fidanzato con una ragazza che aveva 22 anni. E questo, avevo messo l'intercettazione e l'ambientale nella stanza da letto e per cercare di capire il traffico, come si muoveva. A un certo punto, quindi lo arrestiamo. Lo arrestiamo. Il giudice di sorveglianza vuole di nuovo mettere l'arresto domiciliare perché questo portava documentazione che si doveva operare al cuore. Io gli dico: guarda, che non è malato di cuore. E lui Anche insisteva. perché io avevo le microspie in E camera allora e era molto attivo sì, dice: ma e guarda, aveva 60 anni, però ero dice, ma attivo. guarda la documentazione. Allora che faccio? Vi dico la verità: faccio un CD e gli mando un CD Ah, al allora è magistrato. proprio. CD, dico, guarda, senti il CD e dimmi tu se questo è in pericolo di vita. Allora, comunque non è bastato questo, lo scarcerano, evade nuovamente. E dopo un anno e mezzo lo arresto alla periferia di Madrid mentre andava a cena lui, il figlio e il marito della figlia a cena da una contessa a Madrid. E lo arrestiamo, lo portiamo in Italia, andiamo in carcere. E dico: ma perché non vi pentite? Ormai voi avete già 61, 62 anni, voi morirete in carcere, non ce la fate. No, io esco. E come fate a uscire? Non potete uscire. Dici: io esco. Dici: io ho tanti di quei soldi. E poi gli facevo: ma come fate voi ad avere, giravate da solo a Bogotà e una volta vi hanno fermato? Ma chi vi ha fermato? Dice: l'esercito colombiano. E come ve ne siete andati? Dice: io viaggio sempre con una valigetta piena di soldi. Quando mi fermo, chiunque mi ferma, gli do la valigetta. Se non basta la valigetta, io ho un salvavita qui al. E cos'è questo salvavita? Era un diamante. Io gli do il diamante e me ne vado. E dici: fatemi uscire, dottore, vi faccio sequestrare
3.000 chili di cocaina al mese. No, gli ho detto, voi dovete parlare, voi da qui non uscite. No, io esco, non uscite. Dice, io ho tanti di quei soldi che riempio sta stanza, vi sotterro quei soldi. Voi morirete in carcere. No, io esco. Non ci crederete, dopo pochi mesi esce nuovamente. E questa è storia? Evade, sempre stessa malattia. Evade. E lo cerchiamo nel mondo. A quel punto io veramente mi arrabbio. Quindi vedo, vado in Sud America, mi rivolgo ai miei contatti, coinvolgo la dea americana, giro i paesi del Sud America dove ho punti di riferimento importanti nella polizia giudiziaria, nella magistratura. E dopo più di un anno riusciamo a intercettarlo. Lo intercettiamo a Cucurutu e lui viveva al confine tra il Venezuela e la Colombia, perché in Venezuela noi non possiamo entrare, che ci ammazzano, no? È da anni che è off limits il Venezuela, anche se formalmente voi potete entrare, ma no, perdiamo tempo. Quindi lui cosa faceva? Stava in Venezuela, quando doveva fare affari veniva in Colombia. Riusciamo a creare una trappola, perché eravamo interessati a comprare cocaina, viene lo blocchiamo in un supermercato. Appena lo blocchiamo in supermercato c'era il migliore uomo che io ho nella direzione centrale di servizi antidroga, è andato lì, questo è veramente un fuoriclasse, appena lo vede questo qua gli offre 5 milioni di euro per farlo liberare, ovviamente lo prendiamo e lo portiamo in Italia. Allora, siccome non c'è il volo diretto, perché grazie a Dio l'Italia ha perso pure il volo diretto Bogotà-Roma, e quindi per arrivare dal Sud America, per arrivare in Italia, dovete andare o a Madrid o a Francoforte o a Parigi o a Londra. Allora, la mia paura qual era? Che a Madrid poi simulava che stava male per non venire, e quindi mando guardia di finanza lì a cosa, un medico della guardia di finanza, dico guardate gli mettete una flebo, l'ossigeno, cosa. questo deve salire sull'aereo. Quando infatti me lo telefonate, dice dottore è salito, ok, mo no, non c'è il problema. Io mi trovavo in Montenegro, torno dal Montenegro, stavamo facendo un'altra rogatoria e ci fermiamo all'aeroporto di Roma. L'aeroporto di Roma dice, quando arriva, dice dobbiamo mandarlo a Civitavecchia, al carcere Civitavecchia, no, forse non avete capito. Questo deve andare al 41 bis stasera, era sabato sera. Dice, ora dove troviamo il ministro che firma? Chi firma il 41 bis? E non è un problema mio, fuori ci sono 15 telecamere. O trovate a firmare, o io esco fuori qua e dico che non c'è nessuno che può firmare. Così è stato, l'hanno trovato, e io ovviamente come tutti i capi di Stato vado con un pullman di quelle che vediamo tutti, e vado sotto l'aereo per riceverlo. Lui mi vede, oh dottore, Cora, come state? E dico, e Pannunzi adesso è in carcere e non ha intenzione di collaborare perché pensa ancora di riuscire a uscire. No, ogni tanto simula che sta male, l'altra volta simula che sta male e l'hanno portato in ospedale 50 uomini, penso 50, doveva fare la scintografia. Il primario dice ci vogliono 6 giorni, io ho capito, sì. 6 giorni, allora gli ho detto voi state lì fino a quando? Allora il primario dice, ma voi in questo modo mi impedite di lavorare, perché gli ho messo 2 nella stanza, 2 nella cosa, e dice, ma il procuratore ci ha detto che di non muoverci da qui fino a quando non è pronta la scintografia. Dopo poche ore era già fuori. Aveva finito.